50 anni d'attesa e alla fine ritorno alla cattedrale di Carinola. Le statuette maiolicate saranno esposte al pubblico nella sala Luca Menna adiacente alla struttura religiosa. Una sezione ristrutturata grazie alla volontà di un comitato promotore spontaneo e al supporto delle istituzioni, che è stata inaugurata l'11 marzo alla presenza di esperti, sostenitori e cittadini. Quella delle statuette è una, una tessera estremamente significativa per la storia di Carinola. Ma oserei dire anche per la storia de, di una diocesi che è molto attiva sul territorio e sul, ben consapevole dell'importanza del proprio patrimonio. Come sovrintendenza devo dire che non sono stati 50 anni di, di inerzia, ma 50 anni di continua evoluzione perché sono state oggetto anche di continui eventi espositivi e quindi sono state al centro dell'attenzione di molte mostre che si sono tenute addirittura nel Palazzo Reale. Tornano con l'orgoglio di chi possiede un patrimonio ed è consapevole di poterlo valorizzare. Voglio dire un ringraziamento a tutti i componenti del Comitato Spontaneo. Ovviamente non avremmo potuto realizzare questa impresa se non avessimo avuto il sostegno, l'incoraggiamento e anche il finanziamento di Sua Eccellenza Monsignor Orazio Francesco Piazza. Quella di stasera è solo una, una tappa perché. Non è un traguardo, noi vogliamo andare a fondo di questa intrigante storia, di queste statuette, del mistero bellissimo, del, soprattutto della, della, della loro bellezza e quindi costituiremo un comitato permanente nel quale invitiamo a partecipare tutti i cittadini del comune di Carinola. Queste sculture maiolicate costituiscono esempi rarissimi perché a Napoli non ne abbiamo trovate, non esistono altri esempi di scultura maiolicata del Quattrocento, ma non esistono neanche nell'Italia meridionale. Diciamo. Pezzi unici, veramente unici e ancora da studiare bene perché le iscrizioni in corsivo eh, latino, in corsivo gotico in latino, non sono state decifrate, sono veramente un mistero. Diciamo. Si, si comprendono alcune, fra, alcune parole, ma no, le iscrizioni non sono state decifrate, anche se sono, se sono state sottoposte ad alcuni specialisti insomma, della, della materia. Diciamo. Ecco. La valorizzazione dei beni culturali passa attraverso non solo l'attenzione e la cura delle istituzioni pubbliche, e in questo caso anche la Diocesi, ma anche il coinvolgimento dei cittadini. È un esperimento molto positivo, dovrebbe essere fortemente segnalato, soprattutto perché nasce nel Meridione e addirittura nella nostra Campania. Eh, questa sinergia così positiva, l'entusiasmo popolare che prende a cura il proprio bene culturale. Eh, lo custodisce, lo valorizza in interazione stretta tra l'ente pubblico e in questo caso la diocesi. Eh, questo rientra in un percorso che si svilupperà sotto altre prospettive, sicuramente posso anticipare, la costituzione del parco ecclesiale in cui metteremo in rete un po' tutti i beni ecclesiastici, i beni culturali del nostro territorio. E allora cittadino, in questo caso i fedeli, le comunità sono coinvolte in modo primario nell'accompagnarci in questa nuova strategia di custodia e di valorizzazione dei nostri beni.